Giuseppe, questo progetto ambizioso ma difficilissimo. Quanti siete al momento? Cioè, avete fatto un Ma censimento tu parli dei comitati di o della persone, confederazione? Guarda, io ho stretto, però sono 15 anni, sono tanti, però io ho stretto 5.000-6.000 mani, da che ricordo io, di gente che c'era chi voleva il ritorno del Borbone, ma c'era pure. Ci sono pure quelli che parlano di microsatellitare il territorio delle due Sicilie, c'è chi lotta per la grande Lucania, chi per la piccola Napolitania, diciamo. Ci sono anche queste figure, ma le troviamo Grazie. dappertutto. Però io ti ripeto, personalmente 5-6 mila persone in questi anni ho stretto la mano, ho visto, ho guardato negli occhi gente che è pronta. È chiaro, ci sono dei momenti in cui ti si avvicina qualcuno e crede che Gaeta stia ancora resistendo e aspetta che tu gli dia il moschetto e l'elmetto per mettersi lì a sparare al nemico, ma non è più così. La nostra è una guerra di nervi, è una guerra di attesa, però si sta entrando in questa idea, in questa mentalità, che la nostra è più una guerra di attesa e di nervi che una guerra di quella, diciamo, che abbiamo dovuto subire 150 anni fa, nostro malgrado. Prima sorridevo quando parlavo del Nord, ma voi alla Lega, no, Ma guardate, no, è un noi non siamo contro movimento. nessuno, le persone del Nord sono nostri amici, noi siamo per noi, dobbiamo lavorare per noi molto egoisticamente, come fanno tutti, non è che noi La siamo. Lega potrebbe essere come organizzazione un esempio, la Lega di Bossi, oppure. La Lega secondo me sta facendo un percorso che poi non è della Lega solo, ma bensì un discorso economico-politico iniziato 150 anni fa. Adesso si stanno chiudendo, non voglio dire, ma la divisione dell'Italia ci sarà, effettivamente ci sarà nel 2014 col Trattato di Lisbona, in cui i trasferimenti saranno dalla sede Bruxelles non all'Italia Stato, ma alle macro-regioni. Come confederati noi stiamo parlando di macro-regione. Del Sud Italia, ritornando sempre al discorso, collegandoci al discorso delle due Sicilie e cosa. Quindi diciamo orientativamente sarà Lazio, Molise, No, no? diciamo le famose, la rivolta che accadde nel 66, se non sbaglio, del 7 e mezzo, la metà del Basso Lazio e le altre sette regioni partendo dall'Abruzzo e arrivando alla Sicilia. Però noi siamo aperti a tutto, come diceva Alfredo, noi non odiamo nessuno, non fa parte del nostro DNA odiare, usare termini razzistici nei confronti di nessuno, noi vogliamo solo quello che si dice in gergo, il nostro. Noi ci stiamo preoccupando davvero di riprenderci, cioè, il nostro destino e il nostro futuro. Questo è il progetto, ti ripeto, molto molto ambizioso, ma credo sia ad oggi l'unica, ultima speranza, l'ultimo brandello per salvaguardare dignità, territorio, per Per salvaguardare la guardare nostra avanti. gente. Senti, io vorrei parlare ancora un po', no, del Tulino, abbiamo parlato Sì, pochissimo, no. no? Io ci vedo la fine, vinti, due parole in negativo, no? No, No, è sintomatico oppure è stato no, scelto? perché ti ripeto, la storia è cucita su questo giornalista che, diciamo, racconta di questo uomo e che poi alla fine questo uomo, suo malgrado, è costretto ad abbandonare le due Sicilie, ad abbandonare il sud, come è accaduto a tantissima gente che poteva dare un contributo valido a una crescita sociale, economica e anche morale, perché io spingo molto sulla questione morale. Noi dobbiamo cominciare a. Io mi ricordo, guarda, c'è mia madre che ogni qualvolta si fa qualche cosa non tanto, diciamo, educata, usa una frase che si sta perdendo, par brut. Per quelli del nord, chiedo scusa, e comunque, questo par brut è un termine che noi dobbiamo rimettere in circolo. Par brut, rubare, non è buono. Non occuparsi degli altri, dei meno ambienti, par brut tutto. Per questo dico, noi dobbiamo cominciare ad usare questi piccoli termini per ridare quella forza, quel vigore che serve alle due Sicilie, a quello che oggi è il Sud Italico. Allora, noi ci fermiamo un attimo con la pubblicità, sarà un segno del destino, doveva venire Pippo Falvella che non arriva, quindi restiamo ancora un poco insieme, qualche minuto ve lo rubo ancora, perché dovevamo parlare dell'esame, anche dell'esame da procuratore, cioè questi giovani, insomma, migliaia di giovani che vengono in gran parte bocciati. Che
che aspirano a fare un lavoro che il più delle volte poi insomma li metterà in uno stato di grosse difficoltà economiche, un po' troppi. Ci fermiamo con la pubblicità, fra poco.